Se non è un match point, poco ci manca. Al Penso il Pescara, infatti, in uno stadio che tradizionalmente non gli porta granché bene, cerca un successo che potrebbe proiettarlo d'un colpo molto vicino a quella quota salvezza, obiettivo prioritario a 5 giornate dal termine. Sulla Laguna di Venezia, in quello che è uno scontro diretto in piena regola contro gli arancio-nero-verdi, il Delfino prova, se non a chiudere, a dare comunque una sterzata decisa ad un passo lento che l'ha vista, dopo il successo con la Juve Stabia, viaggiare a marce ridottissime in classifica dopo il lockdown. 2 punti nelle successive 4 sfide, conquistati per di più in casa, sono bottino magro che ha avvicinato la zona play-out, all'interno della quale c'è proprio la Juve Stabia ad un solo punto nel trio a quota 40, all'interno del quale oltre ai biancazzurri ci sono la Cremonese e proprio i rivali di questa sera. Il problema vero, semmai, è che a 39 punti c'è un Ascoli in forma, da 7 punti nelle ultime 3 gare in prepotente ascesa, e che occupa la 16ª casella, che vale ancora però gli spareggi per evitare la retrocessione. I bianconeri avranno la sfida interna con l'Empoli in contemporanea alla gara del Penso, nella quale Sottil dovrebbe modificare qualcosa solo a livello difensivo. Torna a disposizione Scognamiglio e dovrebbe prendere il posto di Drudi al centro di un reparto in cui sarà confermato Bettella. A destra Zappa non si tocca, a sinistra probabile chance per Del Grosso. Poi non ci dovrebbero essere altre grosse novità, con Palmiero playmaker insieme a Memusciai e Busellato interni di centrocampo e il tridente Galano Pucciarelli Maniero. Più problemi invece li ha Dionisi, che perde Lollo per squalifica e nel 4-3-1-2 ha ancora qualche dubbio da sciogliere. Ad esempio a destra del pacchetto arretrato e ballottaggio tra Lakicevic e l'ex teramano Fiordaliso, Vacca in vantaggio su Zuculini per un ruolo da interno con Fiordilino e Malè. Capello agirà alle spalle di Longo e uno tra Montalto e Zigoni. Sfida salvezza sì, ma anche opportunità di sfatare il tabù di un impianto che al Pescara non porta granché bene. Nei 13 confronti ufficiali tra le due squadre in Laguna, il bilancio vede 6 successi arancio-nero-verdi, ultimo 2-0 nella Serie B 2003-2004, e 5 pareggi, ultimo 2-2 nella Serie B dell'anno scorso. 2 affermazioni abruzzesi. Ultima 2-1 nella Serie B 91-92 con le reti di Pagano e di Cara per i biancazzurri e gol della bandiera lagunare sul rigore di Andrea Poggi. Il Venezia è una delle 2 compagini cadette che segna con meno giocatori, 10, e va meglio in trasferta che in casa. Appena 14 punti lagunari al Penso nella stagione attuale, 26 quelli lontano da casa. Inedita invece la sfida tecnica tra Alessio Dionisi e Andrea Sottil.